Continua la lettera 77. E si trova, secondo questo, che non hai un grado, che non ce ne sia posteriore e anteriore, panim e ahoraim, perché la chab dell'altezza del maschio, che sei keter dei nikudim, sono usciti dal grado del keter e sono scesi al grado di Abba Ima del Nikudim, che sono l'altezza della femmina, e la Chav dell'altezza della femmina, che sono Abba Ima del Nikudim, sono scesi, sono caduti al grado del loro guf, corpo, o di al gradi zai, sette sefirot, chagat nei del Nikudim. E si trova che Abba Ima sono inclusi due aspetti di Panim e Ahoraim, viso posteriore, che la loro interiorità si trovano i posteriori del grado del Keter, vuol dire la Chab del Keter in loro interiorità, e su di essi si investe il Kelim del viso del Panim da Abba Ima in sé, vuol dire Galgalta e Naim, e fuori degli occhi loro, se stessi, Nikvenaim di loro. Il Zad e Nikudim sono inclusi del viso i posteriori, il Kappanim e Ahoraim, che è Kelim di Ahoraim di Abba Ima, che sono loro la Chab, si trovano nella loro interiorità del Zat, i Kelim di Panim de Zat, si trovano, che si investono su di loro dall'esterno. Barul. È chiaro? Prego, chiedete adesso. Chiedete, chiedete, chiedete. Abbiamo Galgalta e Naim del Keter. Galgalta e Naim di Abba Ima. Vedete sulla sinistra. Galgalta e Naim dello Zon. Loro operano durante la Katnut, la piccolezza operano loro. Loro operano durante la Katnut, la piccolezza. Quello che ho disegnato qui, dipinto in giallo, per la Chab del Keter, la Chab di Abba Ima e la Chab dello Zon, non operano ristretti, sono in Tzimtzum, c'è in essi Tzimtzum Bet, transizione Bet. Va bene così? Iuda sì. Per quale sono entrati uno sotto, uno dentro l'altro? Qual è la causa che sono entrati? Perché loro non operano, non funzionano. Ora per quale c'è uno sotto l'altro, non uno dentro dell'altro? Se uno di uno sopra l'altro che opera e dà, dona, per non opera non dà nulla. Per questo lui è come piegato così. Per quello entra sotto uno sotto l'altro o dentro dell'altro, qual è il fatto? I legami, le connessioni fra i parzufim al plurale, se la parte superiore del parzuf superiore non dà l'inferiore, è come si piega le gambe, a lui si piega, non dà, non dona nulla. Allora per cosa non entra se non dà nulla? Lui si trova nel grado dell'inferiore però, perché lui non dona nulla e è piegato. Questa è la ragione, la causa? Questa è l'espressione al fatto che lui non può funzionare se stesso verso la dazione, o in dazione, scusate. Lui si trova con il Galta e Naim, vuol dire che non ha nessuna autonomia ai Kelim delle sue ricezioni, alle sue gambe. Kelim di ricezione non operano, cosa fanno? Non fanno nulla, si trovano in forma neutralizzata. Per queste ragioni, come il Galta e Naim, lo hanno lo stesso l'equivalenza della forma, giusto, no? Hanno lo stesso, sì. Anche se hanno piegati, questo è uno sopra l'altro, perché c'è un mescolamento all'ingresso, uno sopra l'altro, che lui è più superiore, vuol dire che sta dando qualcosa, non dà nulla.
non dona nulla, non dona nulla, per questo si trova, per dire, dentro dell'inferiore, ha lo stesso destino dell'inferiore, che lui è verso il superiore, non è considerato come superiore verso l'altro, che sia la stessa altezza tutti e tre, perché oggi sono diversi. Tutti questi tre, Galgaltenai, del superiore, operano, sì. Cosa causa questo mescolamento uno dentro dell'altro? Il fatto che non diano nulla e piegano le gambe, e tutti piegheranno i loro piedi uno sopra l'altro. Per quella ragione, cosa causa lo mescolarsi uno dentro dell'altro? Per tutto non vedo cosa sono i tre, che è Abba, Ima e Zon. Allora, non tutti entrano. Ahab superiore si trova dentro l'altenante dell'inferiore, viene la luce superiore, passa attraverso l'altenante all'Ahab, e attraverso l'Ahab da, si versa, si dona all'inferiore. E questi Ahab sono soltanto come sono trasferitori della luce, non ricevono. Questo adesso dei Galgaltenai, questi Galgaltenai arriva alla loro Hap, e dal loro Hap trasferiscono la luce al Galgaltenai dell'inferiore. Cosa ha causato loro di essere uno dentro l'altro dall'inizio? L'annullamento, l'annullamento del grado superiore, che nel superiore ha causato a lui che lui scende all'inferiore. Subito leggeremo su questo, lo vedrete. Oltre a questo, anche in brevità, questa è una legge, leggerete, non ci vedete questo come una legge. Per esempio, se noi abbiamo una serie di parzufim, che uno sopra l'altro, questo sopra l'altro, allora sì, lo si trova in Katnut, e la Hab del Katnut di piccolezza dentro della Hab del superiore. E questa è la salvezza, che noi abbiamo un legame con, durante il periodo della Katnut, della piccolezza, cioè abbiamo un legame con il superiore. Io posso essere in legame con esso, al superiore, in questa forma. Il superiore può essere in Katnut, allora lui riesce a entrare in me. Entra in me. Capisci quanto questo mi può aiutare a me? Questo sistema dei buri, nika, tutto questo, tutti si basano su questo principio, che il superiore annulla se stesso e costruisce con questa parte in comune, spazio in comune con l'inferiore, in forma equivalente con l'inferiore. Puoi dire, allora quale forma equivalente? Non si mescola proprio di fatto con l'inferiore, si investe su di lui. È il superiore che scende, il suo Ahab dentro dell'inferiore. Ascoltate. Ognuno dà così un pochino, no? Una scossa all'amico adesso, Non sento nessun risveglio qui, Ognuno sveglia l'amico. Allora, il fatto che il superiore può impicciolirsi, diventare più piccolo apposta, intenzionatamente, voi sentite, non posso ripetere stesse cose continuamente, ascoltatemi. Dove voi state dando il caffè in forma silenziosa, allora quando arriva il caffè tutto il tavolo si sveglia e fa rumore. No, il fatto che il superiore può far scendere il suo Ahab all'inferiore, questa è la nostra salvezza, proprio la salvezza all'inferiore, che l'inferiore può essere in legame con esso, con lui, in questa forma, in quel grado, come lo stesso grado che l'inferiore si trova. Il superiore scende a lui, lui si trova dentro dell'inferiore, la Hab del superiore entra dentro l'interiorità dell'inferiore, opera dall'inferiore, che anche l'inferiore non sente come viene operato dal superiore. Allora il superiore può dare la sensazione che io sono insieme a te e dargli vari servizi in questa forma all'inferiore, e così sviluppare in questa forma l'inferiore. E questo legame fa i gradi, quello che stiamo studiando qua, e così il Pore opera con noi.
una volta può essere un Dio che si occulta e una volta viene in forma scoperta e in un certo momento percepiamo diversamente, pensiamo diversamente, ci sono dei mutamenti davanti a noi, da dove arriva? Questo arriva della Chavdin superiore che si trova dentro di noi, opera dentro di noi in questa forma. Questi mutamenti, state attenti, è una cosa essenziale, molto importante. Senza resistenza Bet non saremmo mai stati capaci di esistere proprio. È chiaro questo?